lo riempiamo praticamente tutto, lasciando anche un dito, quello non ha importanza, e questa è una questione di manualità nel giro, semplicemente. Vedete che sta andando tutto in là, vuol dire che la pendenza ci sta portando in là. Allora noi lo alzeremo dopo. Comunque grosso modo va bene. Adesso il nostro segnale prossimo è quando questa parte bianca, quindi liquida, si è asciugata completamente, lo possiamo coprire. Andiamo a coprire e aspettiamo qualcosa tipo 4-5 minuti. Lo guardiamo prima, soprattutto perché adesso abbiamo visto l'evaporazione dell'acqua, ma il nostro scopo rimane farla evaporare tutta. Adesso che abbiamo chiuso, rinizierà a evaporare all'interno acqua. Non vogliamo che rimanga lì, quindi è meglio ogni tanto aprirlo, far evaporare l'acqua, ma un secondo, si guarda e si chiude. Ce n'è ancora. Ovviamente, no, ovviamente quando inizia a raffreddarsi troppo viene difficoltoso poi staccarlo, perché inizia a attaccarsi sul fondo, perché l'umido ricomincia per gravità a riscendere giù, esatto. Per staccarlo noi abbiamo questo fantastico utensile, che non è altro che una lama, sembra incredibile, ma è la cosa che ci teniamo più come l'oro, perché ha questa particolarità. Cioè che è flessibilissimo, e quindi quando si va a staccare il testarolo facendo il giro, questo ci consente di farlo, di far pressione sotto al testarolo senza andarci a bruciare, senza andarci a incastrare praticamente. Una volta che l'abbiamo tolta da una parte, dobbiamo sperare che venga via da tutte, se no era freddo. L'abbiamo lasciato su troppo, però più o meno. Per essere il primo, più o meno, va bene. Però brucia. Aspetta, ma brucia.